Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi della situazione dei contagi qui a Termoli. Nell'ultima settimana abbiamo visto che ci sono stati circa 60 casi. Ci aspettavamo in questo periodo il picco tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio, da una valutazione che avevamo fatto seguendo i continui report giornalieri che l'ASTREM trasmette al Comune di Termoli ed incrociando i dati e le informazioni che provengono dai presidi. Abbiamo attualmente a Termoli una situazione di 5 cluster, soprattutto diffusi nelle scuole, dal liceo scientifico all'alberghiero, all'omnicomprensivo di Festa Grande, ad alcune scuole paritetiche e scuole dell'infanzia private. Questo ci induce a dover necessariamente sospendere la didattica in presenza per un po' di tempo per consentire all'ASTREM di recuperare sotto l'aspetto dei tamponi e quindi dare la certezza che il contagio si sia contenuto all'interno soprattutto dei nuclei familiari, perché abbiamo osservato che ad ogni ragazzo che è risultato positivo a scuola, poi la sua famiglia successivamente era positiva e quindi basta 5 ragazzi con una media di 4 familiari, già abbiamo dati di 20 possibili positivi in una giornata. Abbiamo un altro problema però che si è in qualche maniera venuto a creare sulla costa, cioè in questo momento vi è anche una situazione di cluster a Campomarino e siccome tra Termoli e Campomarino c'è molta mobilità sociale per motivi di scuola, per motivi di lavoro e quant'altro, ecco che purtroppo ci siamo ritrovati in questa situazione che è necessario per un attimo cercare di ridurre al minimo la mobilità. Questo non vuol dire che la scuola sia il focolaio che in qualche maniera genera il contagio. Anzi, abbiamo notato che più delle volte sono i genitori che sul posto di lavoro rimangono purtroppo accidentalmente contagiati e lo trasmettono ai propri figli, come nel caso delle scuole dell'infanzia. E quindi poi a questo punto, soprattutto quelle scuole che in qualche maniera non indossano la mascherina, come i bambini facilmente possono trasmettere il contagio agli adulti e quindi questo poi viene veicolato in una maniera più massiva. Quindi è necessario che 10 giorni ci sia per le scuole di ogni ordine e grado e dove è possibile attivare la didattica digitale. Comprendo le difficoltà che troveranno le famiglie in questa settimana per organizzarsi su come verificare la possibilità di badare ai propri bimbi, ai propri figli, soprattutto i più piccoli. Mi rivolgo alle famiglie invitando i ragazzi più adulti che non significa che non si sta facendo scuola, si fa scuola con la didattica a distanza. Questo non vuol dire però poi il pomeriggio riversarsi per il corso, fare assembramenti e come dire, cincischiare, rischiando poi di aumentare la diffusione del coronavirus. In questo momento vi richiamo al buon senso tutti, non dobbiamo dirci niente, non iniziamo con le lamentele che mancano i controlli. Dopo un anno di pandemia sappiamo qual è la situazione, non è problema di controlli, è problema di moralità da parte di ognuno di noi, di buon senso e soprattutto del rispetto delle regole. Un momento particolare, ci si aspettava questa terza ondata. Nella costa purtroppo c'è una concomitanza di effetti dovuti tra una serie di cluster presenti a Campomarino e una serie di cluster presenti a Termoli. Questi possono solo aumentare, non certo diminuire, se non corriamo ai ripari e cerchiamo di ridurre al minimo la mobilità, se non per fatti indispensabili e necessari. Quindi convido in tutti voi, vi ringrazio e vi aggiornerò puntualmente.